Fortitudo che ha voglia di bissare il successo già effettuato, avuto domenica, e invece Treviglio che ha una voglia matta di rifarsi. Andana consegna nuovamente a Fantinelli, aspetta Bolpin che esce, tenta l'arresto, poi consegnato, poi Freeman, poi ancora Freeman dopo l'assist di Fantinelli. Arrivano i primi due punti per la Fortitudo. Va Bolpin, arriva Ogden che blocca e si butta dentro, si arresta, va da due Ogden, delicato come sempre. Marco Ogden va fuori per Packer. Poi ancora Miaschi, c'è Guariglia che si libera, si arresta e va da due. Guariglia! Zona per Treviglio, grazie a Michele Fiorenza della segnalazione, Ogden si arresta e va da due, palla che entra. 23 minuti in gara 1, penso che sia il record di questa stagione. Aradori ci prova da due, la mette, 6 secondi per Treviglio, angolo per Pollone che si arresta e va da tre. Pollone non sbaglia, una da un'ottima difesa di Giuri, fin qui ottimo impatto del neoentrato. Pollone cerca Barbante, proprio su di lui c'è Morgillo, Barbante si arresta e va da due, qui è molto bravo. Bolpin chiama Morgillo in aiuto, poi va per Ogden che si arresta e va da due, ancora Ogden. Miaschi fuori per Packer, gira per Vitali, si cerca in angolo Harris che ci prova da tre. Harris dal blocco, poi cerca spazio Fantinelli, a 4 secondi per chiudere l'azione, punta Barbante, poi alza la parabola per i due punti che arrivano. A canestro tenuto da Fantinelli, Barbante cerca compagni, alla fine vuole andare lui, vuole alzare la palla che entra, due punti. E qui ancora il numero 22, più che altro impreciso, vediamo invece Ogden se risponde. Ogden, lui cerca Freeman, si mette spalle a canestro contro Guariglia, Freeman alla fine va all'indietro. Freeman fine, si va fuori da Fantinelli, 8 secondi per l'azione della F. Fuori per Sergio che mette piede a posto e ci prova da tre. Sergio! Guariglia. Fantinelli, angolo per Aradori, piedi a posto e ancora da tre Pietro Aradori. Ferma a 23 punti Treviglio, cerca possibilità in attacco. Guariglia fuori per Packer, ci deve provare lui. Packer, bravissimo con Fantinelli. Cerca Aradori, c'è Morgillo lì, Aradori va fuori da Fantinelli, piedi a posto da tre, Matteo Fantinelli da tre. Su 19 fino adesso. Fantinelli, aspetta palla, cerca sotto Freeman che prende spazio e schiaccia. Consegna per Harris, esce Freeman, ancora Miaschi adesso, vuole andare da lontano da tre, Miaschi! Eccola la tripla! Da campo e poi va da Packer che si butta dentro, si vuole cercare proprio Packer, arriva in penetrazione e schiaccia Packer. Pollone prova a prenderlo, alla fine riesce a recuperare una palla a Pollone che la domestica, allora va a ripartire Packer, e angolo per Harris che vuole andare da tre, Harris! Giuri cerca Bolpin, si butta dentro Giuri, taglia Freeman, alla fine Ogden vuole prendere spazio, angolo per Giuri, mette piede a posto, da tre! Marco Giuri, Packer, 4 secondi per Treviglio, Packer contro Freeman, va a spalle a canestro, si gira, va all'indietro e fa un gran canestro qui Packer. In campo, fuori per Barbante, per Pollone, gira per Giordano contro Aradori, gli chiude la strada proprio Aradori, sotto per Barbante, gancio, palla che entra. Frappanni Sergio e Conti, vediamo quale sarà l'effetto che produrrà in questo quarto. Panni da tre! Fuori per Fantinelli, sotto per Freeman che fa saltare Barbante, poi appoggia. Mano, spalle a canestro per Fantinelli contro Harris, lo sfida Fantinelli, Harris prova a tenerlo, poi il passaggio ancora Fantinelli, fa saltare Packer, invece cerca Freeman. Alla fine del match 7-4-5-0, Fanni, Panni con angolo per Fantinelli, piedi a posto, da tre Fantinelli, se la sentiva. E le Maschi fuori. Ancora il giro palla che dice, che vede Giuri a 4 secondi provarci nuovamente da tre. Marco Giuri tira Giuri adesso, cerca Sergio, finta, va in penetrazione, lo chiude Barbante, Sergio non riesce, si va fuori da Giuri, poi angolo per Panni da tre. Anche Panni mette un'altra, finisce qui 86-56. Abbiamo detto tanto in questi ultimi minuti, però un ultimo commento, una Fortitudo solida che si prepara con la voglia anche di provare a chiudere la serie già nella prossima partita in casa di Treviglio, Treviglio invece che vuole quello scarto d'orgoglio per allungare la serie.